Ciao a tutti, io sono Lenia e bentornati in questo nuovissimo video. Intanto vi chiedo perdono se questa inquadratura non è delle migliori, non so perché il mio armadio sembri storto, me ne rendo conto. Non ho trovato una soluzione migliore, pardon, magari vi concentrate sulla mia faccia o magari sullo schermo che vedete nel mio computer. Oggi facciamo questo quiz, di quale serie TV fantasy sei protagonista? E perché agosto è il mese delle vacanze, delle ferie, del relax, del caldo incredibile, e quindi facciamo una cosa un po', insomma, sbrigativa e magari di qualche minuto, un po' fresca e insomma, ciao a spiccia perché fa l'ugal e vogliamo rilassarci un pochino, divertirci, magari prendete qualcosa da bere, un caffè latte, non lo so, vabbè, che probabilmente uscirà nel pomeriggio questo video, quindi non lo so, prendetevi qualcosa, un biscottino, qualcosina e giochiamo insieme. Magari ecco, sono quei giochi che si fanno tra amici, cagate, insomma, per passare un po' il tempo e vediamo un po' quale serie TV mi appartiene, di cui sono protagonista. Allora, prima continuiamo a rispondere con sì, continuiamo, ancora abbiamo iniziato. Vabbè, la tua arma segreta, la mia migliore amica, la mia testardaggine, il mio gruppo di amici che non ho in realtà perché io ho due amiche in croce, la mia famiglia, il mio sguardo, la mia capacità di rialzarmi sempre. Probabilmente la mia testardaggine. Certo che è correct. Ah no, perché mi dice continua, scusate che io qua. Non so leggere, cioè ho visto il verde, quindi vabbè. In una vita passata eri. Io non me lo ricordo, non so neanche se ho avuto una vita passata, però immaginiamoci magari una cosa di queste. Cavaliere senza macchie e senza paura, se. Un esploratore del nuovo mondo mi piacerebbe. Un abitante di Camelot mi piacerebbe ancora di più. Una amazzone, non è che io abbia particolare interesse per le amazzoni. Una sacerdotessa dell'antico Egitto, sì, bello l'ambiente, però sacerdotessa, mi prende tutti poi per pazza, poi mi impiccano, non lo so, mi mettono fuoco, che ne so. La principessa di un castello non mi piacerebbe, forse un abitante di Camelot. Tra queste cose mi attizza di un po' di più. Di fronte a un pericolo, trovo la via di fuga più veloce, se la trovo, cioè. Cerco un diversivo mentre penso un piano e non so se riesco a fare entrambe le cose perché io devo fare una cosa per volta. Ne uscirò vincente, non lo so fino a che punto. Unisco le mie forze a quelle degli altri. Trovo la via di fuga più veloce, probabilmente, perché tutte le altre cose le escluderei a prescindere. Quale creatura magica ti rappresenta di più? Strega, drago, sirena, vampiro, licantropo? Bella domanda. Strega, come dicevo prima, forse come la sacerdotessa, però più la strega, magari nel Medioevo soprattutto venivano un po' bruciate, un po' tanto bruciate. Quindi magari eviterei la sirena. Forse, non lo so, sarei tipo quelle sirene di Harry Potter nel calice di fuoco orribilanti. Quindi magari evito. Drago. Sì e no, sì, mi piacerebbe. Vampiro, se devo essere un vampiro, ma non lo so perché io non sono molto notturna in realtà, vada per il licantropo, anche se non mi attizza proprio neanche l'idea di essere un licantropo, anzi in realtà mettiamo drago forse, ecco, drago di più, anche se il licantropo sarebbe molto figo, però forse più il drago. Scegli la tua arma. Drago di nuovo, ma se sono da un drago non lo posso ripetere di nuovo. Cerchio rotante, che cosa sarebbe il cerchio rotante esattamente? Libro di incantesimi, ma se sono un drago. Bacchetta magica, mio fascino e il resto, vabbè, il fascino, ovviamente. Diciamo fascino perché il resto, vabbè. Penso l'abbiano tutti i maggiori protagonisti fantasy, no? Harry Potter. Aragorn, insomma, poi il cerchietto non so cosa sia, quindi vabbè. Comunque è il mio fascino da drago super figo. Un tuo difetto: mi lascio prendere dall'impulsività, l'apprensività, mi preoccupo troppo, a volte sono troppo irascibile, la diffidenza, faccio fatica a fidarmi. In realtà, è tutto il contrario. Tra queste, penso a volte sono troppo irascibile perché me la prendo molto, molto, e quindi poi mi girano i controcoglioni, lascia stare. Si può perdonare un tradimento,
Forse, ma io non dimentico mai io. Dipende da chi è stato a tradirmi, certo, ovviamente. Sì, la vera saggezza è andare oltre. Dipende dalla situazione, secondo me. Riconquistare la fiducia sarà difficile, certo. Io direi forse, ma io non dimentico. Però in realtà, tranne questa, le altre tre mi andrebbero anche bene come risposte. Però sicuramente io non dimentico. Anche se, cioè, tendo più a perdonare, insomma. Ma non dimentico, ripeto. Allora, quale tra queste serie ti rappresenta di più? Buffy, ma Buffy. Insomma, mia mamma guardava Buffy negli anni 90, mia zia forse in realtà, che è mia mamma più grande. Smallville, The Vampire Diaries, che cringe. Grimm, che ancora guardo, cioè la devo ancora vedere. Stranger Things, che non mi è piaciuta, quindi non la scelgo. Penny Dreadful, sì, bella. X-Files, adoro, o The 100. Allora, sono indecisa tra Penny Dreadful e The 100. Probabilmente sceglierei quest'ultima. Perché, boh, a parte le ultime stagioni, comunque è il genere che mi piace assai. Se, il sito carica? Ok. Se potessi vivere in un luogo magico, quale sceglieresti? Allora, scuola di magia, ovvio. Westeros, anche. Mondo invisibile, no? Basta essere con mio fratello o sorella? Sì, però me lo voglio scegliere in realtà il luogo, anche se dovessi andare con mia sorella. La foresta incantata, ovunque mai coltardi, sto Camelot. Beh, io ho scuola di magia, Westeros anche, però per essere un po' coerente con le mie idee, sceglierei Camelot. Perché prima non ho scelto gli incantesimi, la bacchetta, quindi magari evito la scuola di magia, dato che mo, cioè, praticamente tutti frequentano la scuola di magia, sceglierei Camelot, anche perché ho scelto di essere un cavaliere di Camelot, come era la domanda di prima. Comunque, vediamo l'ultima forse domanda. La tua migliore qualità, il coraggio, l'intuito, l'astuzia, il saper prendere la decisione giusta, anche se a volte è quella più difficile, no, sicuramente. L'intuito direi tra queste, anche se insomma, Fate the Wings Saga, che trash, ragazzi. Anche se in realtà mi sono molto ricreduta sulla serie delle Wings, vediamo. Ispirata alla serie animata Wings Club, creata di Gino Straffi, racconta le avventure di un gruppo di amiche fate che con i loro poteri e la forza dell'amicizia affrontano e sconfiggono streghe, mostri e pericoli magici che minacciano il mondo. Vabbè, ma questo lo sapevamo comunque. Sono la protagonista di Fate o Fate, comunque Fate, per me rimarrà sempre Fate. E sarò Bloom, quindi che schifo. Non è che mi piace proprio questa prospettiva. Allora, se possono essere io che rimango io, allora mi va bene essere protagonista della saga delle Winx, della serie delle Winx. Altrimenti se devo essere Bloom, rifiuto l'offerta e vado avanti. Allora, proviamo a fare quest'altro quiz. A quale mondo fantasy appartieni? Domanda 1. Passi la tua vacanza dei sogni con i tuoi migliori amici, da solo per risalire al massimo, la tua famiglia, ragazzo o ragazza che ami, riconosci persone. Allora, io andrei da solo per rilassarmi al massimo, perché io sono allergica alle persone. Il tuo difetto più grande è fidarti delle persone sbagliate, sicuro. Non riuscire a lasciarti andare nei sentimenti, no, anzi, fin troppo è il contrario. A volte dici delle bugie che non le hai mai dette. Sei un bastante contrario, hai sempre ragioni e opinioni contrarie a quelle della maggioranza, sempre. Sei troppo testardo e non ascolti i consigli di nessuno, anche questo sempre. Non riesci a concentrarti a lungo su una cosa. Beh, sicuramente questo forse, però non è un difetto, non lo so. Che vado sempre contro la maggioranza. Il rapporto con i tuoi genitori è: spesso non sono presenti, no, in realtà no. Mi prendo cura di loro e loro di me, ma sono più loro che si prendono cura di me. Si prendono cura di me, certo. Non mi lasciano abbastanza spazio, non è vero. Sono l'ispirazione per diventare una persona migliore, certo. Normale, non c'è niente da sottolineare. Beh, forse è normale, non c'è niente da sottolineare. Sei costretto a scegliere se salvare i tuoi amici o la ragazza che ti piace. Scegli gli amici senza dubbio. Piuttosto ti sacrifichi tu, sei troppo occupato per avere un fidanzato, certo. Scegli il ragazzo che ti piace, l'amore è così importante, non credo.
Dipende da chi è il ragazzo e la ragazza in questione. No, io ovviamente sono troppo occupato per avere una fidanzata o un fidanzato, quindi rispondo così. Allora, sei un mago, devi scegliere il tuo fidato animale. Si può avere un drago, nessuno, me la cavo da solo, un gatto, un lupo, un falco, un cavallo alato. Beh, io forse un falco. Come ti vedi tra 10 anni? Sicuramente non con un futuro distopico, con il lavoro dei miei sogni, spero ancora vivo, finalmente indipendente, sposato e con figli, chi lo sa, la vita è imprevedibile. Io mi vedo con tutte queste cose in realtà, più sposato e con figli, ma perché non posso rispondere più di una cosa? Anche con il lavoro dei miei sogni e indipendente. Spero ancora vivo, certo, spero ancora vivo. Se no, facciamo così: rispondo: chi lo sa, la vita è imprevedibile, perché è davvero imprevedibile. Senza pensarci troppo, scegli il colore che rappresenta il tuo stato d'animo attuale: rosso, verde, nero, bianco, viola, blu. Direi nero. Nero. Se potessi. Vorrei poter diventare invisibile, vorrei essere fortissima, vorrei non avere paura, vorrei essere immortale o diventare famoso. Sì, vorrei diventare famoso. A una mattina non puoi uscire di casa senza aver fatto colazione, senza lo zaino dove metti tutte le tue cose. Il giusto trucco è esserti spettinato. Io ovviamente scelgo la colazione sempre prima di uscire. Credi nelle fiabe? Certo. Sì, perché ti fanno sentire bene. Parliamo di attori protagonisti delle saghe. Al di là della storia in cui hai citato, il tuo preferito tra questi è Daniel Radcliffe, Liam Hemsworth, Theo James, Robert Pattinson, Jamie Campbell-Bowell o Logan Lerman. Allora, tutti questi, presi singolarmente, però se devo sceglierne uno, Jamie Campbell-Bowell, raga, cioè il Jace perfetto. Shadowhunters! Quando ti metti in testa qualcosa, nessuno può farti cambiare idea. Per questo dovresti vivere nel mondo di Shadowhunters. Ami pensare che lassù ci sia qualcuno che ti guarda e sorveglia su di noi. Per te il destino è già scritto e tutto ha un perché, basta scoprirlo. Perfetto. Questo video è finito qui, spero vi sia piaciuto. In tal caso lasciate un like, fatemi sapere nei commenti e se vi è piaciuto oppure no. Insomma, fatemi sapere un vostro feedback. Iscrivetevi al canale se non ancora lo avete fatto, attivando la campanellina per non perdere nessun altro video. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!